Buongiorno! Ciao! Io sono andata dalla pediatra che mi ha detto che sto bene. È vero, papà? È vero? Buongiorno a tutti. Io sono a casa da solo perché sono andato dalla pediatra con la piccolina e resta al lavoro. Siamo rientrati a Roma, come vedete. Adesso vi faccio vedere. Sono andato un attimo a comprare due cosette da Risparmio Casa e da Lidl. Vi faccio vedere quello che ho preso e poi mi metto a sistemare un po' casa perché manchiamo da 5 giorni, quindi c'è da togliere un po' di polvere, un po' sporchina e niente, poi cucino il pranzo per oggi. Proprio al volo da Risparmio Casa ho comprato di nuovo un secchio, guardate qua, questi qua i Mojo, quelli che sono, diciamo, il kit completo, il set. E in questo set ci abbiamo insomma il Mojo più il secchio a 7 euro. L'ho comprato perché l'altro l'ho rovinato io, l'ho sporcato e quindi adesso non lo usiamo più. Poi ho preso anche uno spazzolone. Perché l'ho preso? Perché questa filettatura monta precisa con questo bastone e non con quella che avevamo noi. Poi ho preso un profumatore per il bagno. Questi qua dovrebbero essere quelli a passaggio, che quando passi spruzza, Air Wick. Lo proviamo perché quell'altro, anche cambiando le pile, funziona per pochissimo tempo e poi non va più. Ho preso un panno per lavare a terra per pavimenti e ho preso anche questo detersivo Citrosil, che è disinfettante 99% di 99 dei batteri per pulire i pavimenti. Visto che adesso la bambina comincia a stare sul tappetone per terra per giocare, ho pensato di fare questo. E poi al volo per il pranzo, niente, ho preso due confezioni di burger vegetali, poi farò dei funghi trifolati. Niente, questo è il pranzo velocissimo. Adesso mi metto a sistemare un po', anche perché, sentite, la bambina mi chiama. Dopo una cosa così bella come Aurora che prova a gattonare, ci sono io che nel pomeriggio mi è venuta la brillante idea di farmi i capelli. Qui vi faccio vedere il prima, ma vedrete solo questo perché poi è un esperimento sociale mal riuscito di come ho provato a farmi i capelli, e quindi rimanete sintonizzate e vedete con me il disastro. Non fatelo a casa, ok? Allora ragazzi, il disastro che mi sono fatta sembra quello di Easy che saltando Simba Lair. Mi stavo decolorando per farmi i capelli, non ridere, e praticamente è uscito questo colore che Zotti descriverà. Sembra tipo una fiamma, un fuoco. Sì, una... che qua però è biondo. E poi ho dei ciuffetti marroni perché Claudio me l'ha messa male. Ti piacciono i capelli di mamma? Non molto, mamma. Ti piace mamma, Aurora? È un po' scioccata. Ti credo, sembra Ilona Staller. Ti piacciono? Quindi mi sono rovinata ufficialmente i capelli. Adesso per rimediare a questo scempio mi vado a fare una bella maschera idratante e me li tingo, perché sennò devo rimanere così. E li tingi? Sì, le opzioni sono due: o castano, tutta. Guardate la foto di Claudio, aspettate. La prossima volta mi pagherà 500 euro di parrucchiere. O castano. Oppure? O viola e fucsia. Dio mio, no, aspetta. Viola e fucsia, ho paura che succeda un macello. E allora castano scuro. Sei senza parole? Sì. Amore, ma se mi avessi conosciuto così, no? Mm-hmm. Ti avrei conquistato. Non cercare supporto. Sì, mi serve in questo momento. Devi rispondere sinceramente. Guarda, sembro Kira. Vedi, anche Kira è questo colore. No, Kira è meglio. Mamma, mi dispiace.
Quindi non ha risposto, quindi è no, perché Kitta ci acconsente. No, non è che non, no, però avrei detto che capelli particolari c'ha questa ragazza. Ma dobbiamo andare a fare la vaggetta Aurora. Allora ragazzi, alla fine, per non farmi castano mora, la soluzione è stata farmi viola e sotto, non so se si vede, fucsia. Vedremo come sarà il risultato. Alexa mi avvertirà quando dovrò lavare i capelli. Nel frattempo sto cucinando perché se c'è Claudio. Se mi vedrete fare le valigie vuol dire che il risultato non è eccellente. Qui c'è Auri. Tra l'altro Claudio poverino è sporco tutto del mio prodotto. E niente, adesso siccome lui poveraccio si sta un po' rilassando, sempre se Aurora consente, io sto cucinando. È vero. Ha diviso tutta la carne oggi, ho fatto già i pacchettini, che bravo. Dopo gelato, sì, è peccato. Scusate il badiglio, lo sbadiglio. Alexa, metti un timer di 4 minuti per la pastina di Auri, che si mangia pastina e formaggino. Vuoi dirgli oggi che ti ha detto la pediatra? La pediatra mi ha detto, ve l'ho accennato, che la bambina sta bene, che dovrà, dovremmo fargli i lavaggetti nasali, che però sta bene, che deve mettere un po' di ciccia e che deve introdurre la pastina anche a cena. Esatto. È vero, con i formaggi, quindi ricotta, stracchino, insomma tutti i formaggi, quindi dovremmo comprare ricotte bio in teoria. E formaggini anche della mia, sì. Queste cose qua. E più le proteine, il pollo. Sì, quelle di giorno prevalentemente, esatto. Però ovviamente esatto. Si può anche invertire, non è che... Poverina, è stata male il mese scorso con la tosse. Dai! Questo mese con la adenovirus è dimagrita. Dai. Quindi dovevi stare a dieta, sì, mamma e papà. Per questa sera abbiamo salmone e zucchine che adesso metto in forno. Allora, con mia figlia in sottofondo che piagnucola perché ha sonno e non vuole dormire, la cena di oggi è salmone e zucchine. Io so il bicchierino da bimba. Non un dubbio, eh. Allora, questo è il risultato dei miei capelli, ragazze. Betta, cosa ne pensi? Beh, ovviamente in generale, Claudio, cioè, non ti dovresti avventurare a fare cose di cui tu non sei capace. Dovresti prima prendere una certa qualifica, un pezzo di carta che dimostra che puoi mettere le mani addosso a qualcuno. In questo caso non è stata rilasciata, l'esame non è stato superato. Claudio, fashion style. È solo style senza fashion. Sai la faccia da Federico Fashion Style? Oddio, non lo so se ci riesco. Beh, provaci. Guarda Aurora quanto è gnocca. Gnocca. C'è una cosa che in questo video non potete sapere. La tostaggine delle cosce. Non passa attraverso gli schermi. La possiamo sentire solo noi. Cosa ne pensi dei miei capelli? Ah, a me piacciono. Anche perché li ho fatti io. Vabbè dai, comunque non sono male. C'è solo che qualche parte non è venuta bene. C'è solo che... No, nel senso che il colore non ha preso bene, però mi piace perché sono tipo a degradé, quindi tipo più scuri sopra e piano piano più... Dai, vabbè, eliminiamo il problema alla radice. Betta. Vabbè, fatemi sapere come ci sto, ovviamente poi me li farò meglio, però nel frattempo, insomma, li teniamo così. Però alla luce, no, guardate che bel colore. Basta, vado al lavoro purtroppo. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video con mia sorella che io oggi io dico solo video, sei rosso. Io dico solamente benvenuti in un nuovo video, anzi no, dico solo video, oppure arrivederci in un nuovo video. Quella è la mia presenza su YouTube, dico solo video. Almeno non sbagli. Non c'hanno grandi aspettative, classe. No. Vabbè, comunque siamo a pranzo. Anche se guardate questo ben video, l'ho preparato io, però ne parliamo un altro giorno. Allora, questo è il formaggio che ha fatto nonna Anna, il salame di cavallo. Beh, non puoi pane dire nonna integrale. Anna, il salame. No, questo è Lulu, come si chiamava lì? Dai. Cri-cri. Cri-cri. È il cavallo dove sono andati la domenica scorsa. Cri-cri. Siamo andati, c'è il pure te. Beh, e se poi salivo io sul pony se sdraiavo. Fettine, patate e pomodori, come direbbe lui. E niente, oggi e purtroppo lei la vedrete ripetutamente nei miei video. Perché mi deve fare i capelli, visto che il risultato di Claudio è stato ottimale. E qui ad esempio non ho un ciuffo arancione e qua non è che non sono colorati. Allora, siamo andati dal risparmio casa, ho preso la tinta e me li farò. Che dimostri 10 anni di più questo colore. Senti, ma no, a me, guarda, dico la verità, a me questo tipo piace colore, infatti secondo me quello sotto questo piace bene.
L'unica cosa che ho sbagliato è che, non stanno... è che lei mi ha chiesto di fare delle ciocche arancioni. Ma no, quando? Io odio l'arancione, vabbè. Ha buon preso pranzo. L'uniposca. Ha preso l'uniposca e ha iniziato qua. Un po' qua, con là, vero qua. Più che altro tu dovresti. Come mi sono scordata il libro di Valerio. Tu dovresti vedere, cioè non so se ce l'ha da qualche parte, il primo risultato. Beh. Io, io non sai com'è tua sorella, che è un po' permalosa nel senso, no? No. Io non ce la facevo. Davvero l'hai notata questa cosa? Non ce la facevo non ridere. Sapevo che era per me era devastante, però. Senti, io ho usato uno shampoo schiarente qualche anno fa, molti anni fa. Sono uscita così. E ci sono, nel periodo in cui andavo al mare, siamo state una settimana al mare, sono tornata, sono andata dal parrucchiere e ho detto devo fare una tinta e io non la faccio mai, faccio solo il taglio. Quando mi ha visto mi ha detto madonna Elisabè, che ti è successo? Vieni qua, cerco di fare quello che posso. Una tonalità di giallo incomprensibile, quel giallo arancio, non so, tipo esperimento. Tipo smeralda. La cosa bella, che poi abbiamo cercato di apparare la situazione. Mi ha letto in un video come si doveva fare, abbiamo provato a farlo. È venuto peggio. Sembrava tipo, sai, i capelli giallo paglierino, sembrava tipo, come si chiama quello di Harry Malfoy. Potter? Malfoy. Tutta quasi bianca, no? Ma io vabbè, però sono bionde adesso, no? Come li ha messi sotto l'acqua, è uscito un arancione, sembrano le fiamme. Tutti arancioni, io ho detto no. No, non potevano. Ma ti faccio vedere chi sembro. Non potevano. Draco Malfoy. No. Così erano da col decolorante. Sembravano belli, tipo platino. Non poteva andare in giro, te l'assicuro. Dai, sembravano platino, no? Col decolorante. Poi appena l'ho levato. Ma il microonde. No, noi due. Ma c'entriamo? Che carino. Eccoci. No, non si vedevano. Donna, sembro Pocahontas di noi altri. Aspetta, aspettate che la devo far ride. Come si chiamava? Oddio, dopo glielo fa vedere il video dell'altra volta a Claudio. Allora, praticamente col decolorante sembravo Draco Malfoy, che sembrava un Draco. Appena li sono andati a sciacquare, parevo King Africa di Salta Salta Simbaler. Questa settimana. Tu non sai chi è, vero? Aspetta, adesso lo vedo. La storia è infinita. Secondo voi verrò bene? O peggio, guardate qua, da questa inquadratura si vedono tre colori. Guardate, uno, due. È Halloween. Ma non è colpa mia, vero amore? Ti amo. Anch'io. Io no. Allora ragazze, questo è il risultato finale dei capelli che mi ha fatto mia sorella. Ora Claudio ve li farà vedere appena si è finito il caffè, poverino, che oggi l'ho sfruttato. Comunque sono piuttosto omogenei, hanno qualche diciamo striatura sul fucsia, ma nulla di particolare. A me raga piacciono, poi in realtà, vieni qua un attimo amore, a me piacciono un sacco. Lei dice che sono troppo scuri, però perché li vede... diciamo dentro casa, non alla luce del sole. La luce del sole prendono questi riflessi che a me piacciono tanto. Sul fucsia, diciamo che io ero partita per un viola pastello, un viola leggero con qualche sfumatura fucsia, ma in realtà è un viola molto scuro. Infatti ho avuto difficoltà, mi sono dovuta cambiare perché coi vestiti sembro veramente molto dark e a me non è un effetto che piace molto. Quindi oltre a dovermi rifare il guardaroba perché non ci si abbina un cavolo con questi capelli, l'effetto in realtà non mi dispiace, non è che sto male, che dico aiuto, meglio di prima, meglio d'arancio, ok, però non è quello che mi aspettavo e che volevo. Ma non è colpa di mia sorella, chiaramente è che ho sbagliato tinta, l'ho presa troppo scura. Fatemi sapere voi se avete mai avuto i capelli viola o in generale il viola, a che vestiti posso abbinarli, perché per il trucco alla fine sono capace, mi piace anche il trucco che ho fatto adesso, leggero con le labbra viola, mi piace. Il problema sono i vestiti. Basta, facciamo fare il caffè a Claudio. Allora ragazzi, siamo da Panorama e eravamo da Panorama e per un secondo, visto che a parte guardate qua i capelli viola, per un secondo ho temuto di rimanere in ascensore perché stava da tre quarti d'ora a meno uno è rimasto a meno uno. Siamo andati a fare una spesetta al volo, non ci vedete da quando io ho fatto praticamente i capelli, poi abbiamo dovuto girare un video e quindi il tempo vola. E siamo corsi a fare la spesa, nessuno dei due ha guardato l'orario e tra un po' ognuno di noi due dovrà andare diviso. Io vado con Aurora al Giappo con una mia amica che si è lasciata dopo tipo 10 anni, erano praticamente
prossimi al matrimonio e si sono accannati, quindi giustamente quando l'amicizia chiama e l'onore risponde, porto Auri, tanto andiamo a cena al Zoppo, quindi è una cosa tranquilla. Di nuovo da Goki, che ormai sta diventando a Via Piave il mio ristorante di sushi preferito, mentre Zotti va a fare la bella vita, vero? Va a fare la bella vita senza donne, a bere una birra con Cesar e Emiliano. Devo dire una cosa, sono un po' emozionato perché non esco a bere una birra con gli amici da più di 3-4 anni. Sì, sottolinea non per colpa mia, grazie. No, assolutamente no. Ok, perché io gli ho sempre detto esci, fai. Infatti quando stava a Forlì con i suoi compagni usciva tranquillamente a bere, a mangiare la pizza. No, a bere no, scusatemi, mi correggo. Però a mangiare la piadina, a mangiare la pizza usciva tranquillamente, non gli ho mai privato nulla, così come lui a me non mi ha mai privato nulla, perché sennò passa il messaggio tipo Eleonora non lo fa uscire, oppure Claudio non fa uscire Eleonora, escono sempre in coppia. No, sinceramente tra la pandemia, tra adesso appunto che abbiamo la bambina, uscire è veramente complicato, divisi, quindi sinceramente poi siamo una famiglia, a noi ci piace proprio di nostra spontanea volontà. Mi piace uscire insieme. Sì, perché noi ci divertiamo, cioè ridiamo, scherziamo, quando c'è da essere seri siamo seri, quindi ci completiamo e ci bastiamo. Però ovviamente fa anche piacere vedere gli amici e tutto quanto. Infatti gli ho detto con l'occasione, visto che esci con i compagni, e io vorrei vedere anche Roberta, che è la fidanzata di Emiliano, e Francesca, che è la ragazza di Cesar, vorrei rivederle perché non li vediamo da un mesetto più o meno. E gli ho detto, visto con l'occasione che vai, senza che mo mi fai mandare i messaggi e tutto quanto, perché poi io so anti WhatsApp lo odio, cioè siccome c'ho tantissima gente che appena vede che sono online mi scrive a manetta, ultimamente evito proprio di entrarci, o comunque tipo entro, esco subito. No raga, a me mi arrivano dei messaggi, veramente non sto giocando, ti vedo online. Il così. Problema è che molte volte magari si trova dei messaggi a cui avrebbe dovuto rispondere. Voluto anche, tipo Ivana, Irene, no? Le mie amiche che mi scrivono. E addirittura qualcuno scrive a me perché dice tanto Elena. Porella, pure Roberta oggi, però con tutto che non gli rispondo, ma perché dico gli rispondo dopo che ho più calma, così me ci posso parlare, scrive, chiacchierare. E invece poi il dopo, gli scrivo dopo con calma, non arriva mai, perché magari Aurora poi non dorme, eccetera, eccetera, perché magari devo fare le storie, perché devo loggare, insomma non c'ho mai tempo, oppure devo lavorare, e quindi basta. Vi ho logorricchiato abbastanza, tutto questo per dirvi che stasera facciamo i single, ognuno di noi esce per conto proprio, e gli ho detto a Claudio anche di chiedergli se sabato vogliono andare a giocare al bowling, perché da tanto che non vado vorrei andarci. E niente, sembra un po' Ariel con questi capelli, i colori non mi stanno male, è che poi Ariel era rossa, però vabbè, il colore non mi sta male, perché secondo me con i miei toni sta anche bene, solo che sembra un po' pazza. Però devo essere onesta, sono uscita, mi aspettavo una reazione diversa dalle persone, che mi guardassero, mi commentassero, invece non mi sono proprio filati, cioè, quindi credo che ormai abbiamo assodato che a Roma i colori pazzi sono tranquilli, perché ci stanno talmente tante persone che se li fanno ormai che non viene più guardato male. Magari se stavo a noci da te sarei stato un po' più guardato. Già mi hanno guardato senza che avevo i capelli viola, figuratevi con i capelli viola. Basta, mo torniamo a casa, se riusciamo vi facciamo vedere velocemente quello che ci siamo presi, perché poi abbiamo fatto anche shopping in farmacia per Aurora. Praticamente la nostra spesa del cibo, non sto giocando, è venuta meno di quello che abbiamo speso in farmacia, e non sto scherzando. E basta, e poi ci vedremo con me sicuramente, perché vi riprenderò comunque quello che mangiamo, anche se magari non vlog, perché questa amica mia giustamente magari o non vuole, lei è antisocial, quindi non l'ho mai ripresa, ci sono mica da tipo 20 anni, stavo anche al battesimo, però insomma non è che è antisocial, in realtà sui social ci sta pure, però non ha mai dato né consenso favorevole né negativo, e quindi niente, vabbè, se riesco che la coinvolgo la riprendo molto volentieri, anche perché è molto carina nei modi, simpatica, un po' tipo l'opposto di me, che io sembro... No. Okay.
No, nel senso io sono carina e simpatica, però nel senso che io ho un carattere molto... che lei è molto pacata, ecco, diciamo che farla arrabbiare è difficile. Invece a me, siccome io mi affeziono tipo i cagnolini abbandonati subito, appena uno mi dà un po' d'acqua, praticamente se poi mi fa uno sgarro io ci sto male, rimugino per 10 giorni. Invece lei, diciamo, è molto no, ma magari vede sempre il lato positivo delle persone, a meno che proprio non gli danno il portone in faccia, lì pia la sola e va, l'ha presa. Però ecco, diciamo che io invece... Però lei non soffre, perché vedendo sempre il lato positivo non soffre. Io invece vedo il lato positivo, però poi comincio a pensare a perché ha fatto quello, poi tutto ritorna al pettine e quindi basta. Claudio, cosa pensi quando io faccio questi discorsi? No, sono molto... Come ci sono finita a parlare, pensi? Sì, vabbè, ormai ti conosco, potresti stare ore e ore a parlare. È vero, avresti però... sempre un argomento. Sì, lo troverai sempre effettivamente, tranne quelli di attualità che non mi competono e devono essere trattati nelle sedi opportune. Quindi anche quando mi scrivete su Instagram cosa ne pensi di quello che sta succedendo in Ucraina, perché non parli di questo, perché no... Io, ragazzi, a parte essere sconvolta che credo che nel 2022 non debbano proprio succedere certe cose, al di là di questo non mi esprimo, perché tanto non cambiano le cose e perché sostanzialmente credo che non ne ho le competenze. Allora, ragazzi, siamo tornati a casa, vi faccio vedere velocemente cosa ho preso da Panorama e poi mi vado a preparare per la serata. Fette biscottate della misura, queste qua meno il 30% di sale, che hanno segale e avena, sono praticamente le nostre fette biscottate preferite. Poi abbiamo preso la rucola pagata 99 centesimi, siamo andati a Panorama se vi interessa. Poi abbiamo preso la nocciolata, questa qui di Rigoni, io ho ancora il cappotto se ve lo stesse domandando, che è al cacao e nocciole. Poi abbiamo preso questi che sono per la bimba, Teddy biologico all'albicocca con latte italiano 100% naturale. Sempre bimbi, questi sono dai 6 mesi più, poi c'era anche da un anno in più, yogurt crescita, meno il 30% di zuccheri, tra l'altro questi vanno consumati subito perché non ho visto la scadenza, perché li ho presi proprio en volée, Claudio già era in cassa. Sempre della Teddy biologico, questo che è un brick, che dura addirittura 4 ore fuori dal frigo, con fragola, questo qui l'ho preso per le merende veloci in giro. Poi abbiamo preso la bresaola di cavallo, poi abbiamo preso lo yogurt, questo qua per noi intero, scusatemi, quello non mi viene, greco, con l'1% di grassi. Poi due litrate di Zimil, questo senza lattosio, senza grassi, ad alta digeribilità. Poi abbiamo speso 32 euro per i Liberanar, che sono acqua di mare decongestionante. Questo qui è per adesso che Aurora appunto ha il raffreddore, dura se non erro 6 o 12 mesi dall'apertura e ovviamente serve solo se è congestionata, mentre questa qui è acqua di mare e gel nasale, sono i classici lavaggetti che vengono consigliati quando ha un po' di muco, quindi o normalmente al contrario della fisiologica, insomma, che quella può essere fatta sempre eccetera eccetera, questi potrebbero dare leggermente più fastidio ma sono più utili. E poi abbiamo finalmente trovato la crema, questa qui naturale che gli piaceva tantissimo, la dentinale gel gengive, eccola qua, che dovrebbe sapere di camomilla. E niente, perché gli stanno spuntando i denti, continua a avere dolori, poverina, piange, quindi abbiamo preso questi. Basta, vado, mi preparo, ciao ciao. Alla fine sono riuscita a riprendere solo questa scenetta, perché dopo il sushi siamo andati a bere un drink. E niente, qui vedete me, Auri. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!